Uè signori, come va? Spero di trovarvi bene, sta registrando, sì. Ciao. Oggi, sessione 2 del microciclo 2, del mesociclo 2, del macrociclo, sempre lo stesso macrociclo. In questo particolare meso mi sto concentrando sulle cinquine, non più sui top set da 10, qua siamo sulle 5. Oggi facciamo uno squat high bar, top set da 5 ripetizioni, poi andremo allo stacco sumo e poi chiuderò con qualche esercizietto che vi interessa relativamente. Come sempre, se volete tutto il mio protocollo completo, se volete seguirmi passo passo nel mio percorso, trovate tutto nel team Forza e Muscoli. Vi ricordo che è proprio oggi che sta uscendo questo video. C'è il lancio di Kaizen. Stanno svuotando il magazzino, da quello che ho capito. È tutto fuori di testa al 50% e più se usate il mio codice sconto MICH. Quindi c'è tipo 50 più 5%, una cosa del genere. E quindi, cazzo, correte di brutto perché ci sono cose fighissime, qualità fighissima. Oggi sto roccheggiando la maglia Kaizen che vi avevo fatto già vedere. Come avrete visto, se mi seguite da un po', sto usando il loro abbigliamento. È storta? Non lo so. Sto usando i loro capi da praticamente qualsiasi video, quindi li avete visti tutti. Molto molto figa, uscita da poco, proprio per questo lancio. Felpa, il completo blu, della felpa e pantalone blu, molto molto fighi. Io adesso mi scaldo e vado a farmi il mio top set da 142, non mi ricordo. Naturalmente non sto facendo un video così a caso, ma voglio invece sfruttare l'occasione, un po' come abbiamo fatto per la panca piana qualche video fa, darvi qualche dritta anche per lo squat. La prima dritta che vi voglio dare e su cui vorrei focalizzare la vostra attenzione è il fatto di buttare i gomiti sotto il bilanciere e premere attivamente con la mano come se volessimo alzarlo. Questo creerà automaticamente una tensione bella forte sul gran dorsale che ci permetterà di stabilizzare alla grande la porzione toracica del busto. Attenzione, questo buttare avanti il gomito non deve trasformarsi in un iperestendo la schiena. La schiena deve, come sempre, come abbiamo sempre detto, rimanere bella neutra. Naturalmente tutto quello che vi dirò in questo video potrà essere eseguito solo nel momento in cui avete la cintura Kaizen e la maglietta dell'abbigliamento Kaizen, e specialmente se l'avete acquistato col codice sconto MICH. Se no, non lo so perché queste cose non funzionano. Tra l'altro, naturalmente il tutto deve essere eseguito con bilanciere in air training gear, perché sì, sono cose che esulano dalla biomeccanica. Si applicano di più alla fisiologia dello sport. Sono 145.
Devo aver distrutto il microfono. Molto bene. Questo era il tip che volevo darvi oggi. Niente di incredibilmente elaborato. Alla fine abbastanza, credo di aver fatto passare un messaggio abbastanza comprensibile, abbastanza semplice. Provatelo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi finisco l'allenamento. E noi, fate voi, come sempre, tutte quelle cose da social che mi aiutano enormemente col canale, col mio lavoro. Se volete ricambiarmi in qualche modo senza spendere un soldo, questo è sicuramente il modo per farlo. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e una buona serata. E ciao, grazie.